Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un libro che ho letto recentemente, ovvero L'universo nei tuoi occhi di Jennifer Niven. Questo libro mi è stato gentilmente inviato dalla Team World, è una copia prova, quindi non è la copia definitiva del romanzo, perché infatti questa è una brossura, mentre la versione definitiva è in cartaceo, con un prezzo di copertina di 14,90€, edito dalla De Agostini. Questo libro è uscito in lingua originale con il titolo Holding Up the Universe, ed è il secondo romanzo young adult di questa autrice. Infatti prima ha pubblicato All the Bright Places, ovvero Raccontami di un giorno perfetto. Questa storia parla di due ragazzi, Jack e Libby. Jack è affetto da prosopagnosia, una malattia neurologica che gli impedisce di riconoscere le persone dal viso, quindi lui non riconosce gli occhi, il naso, la bocca, nemmeno dei suoi parenti, nemmeno dei fratelli, dei genitori, però tiene per sé questo suo problema, non lo comunica mai a nessuno. Libby invece è una ragazza che in passato ha avuto dei fortissimi problemi di obesità, è stata l'adolescente più grassa d'America, tant'è che l'hanno dovuta tirare fuori di casa con una gru, e adesso ha perso un po' di peso, è comunque però in sovrappeso e decide di tornare dopo tanto tempo a scuola, più precisamente al liceo. Ed è proprio in questo luogo che questi due personaggi si incontreranno in maniera anche abbastanza brusca, ma poi devo dire che le premesse di questo libro mi incuriosivano veramente tantissimo, a partire dalla malattia di Jack, la prosopagnosia, nome che io non avevo mai sentito pronunciare prima dell'avvento di questo romanzo, e trovo che sia una cosa veramente molto bella e interessante, perché permette al lettore di conoscere qualcosa di nuovo, perché per quanto una persona possa essere colta, dubito che la prosopagnosia sia tanto conosciuta. Dall'altra parte abbiamo invece una ragazza con dei disturbi alimentari, una cosa purtroppo sempre più comune in America, con un lutto molto importante alle spalle, che torna dopo tanto tempo a scuola ed è vittima di bullismo. Ci sono quindi tante tematiche importanti e forti all'interno di questo libro, che penso lanci un messaggio molto positivo, perché Libby, nonostante i suoi problemi di salute, nonostante la sua fisicità, non si vergogna di quello che è, ma anzi si piace fisicamente, non ha problema a mostrarsi neanche in costume, nonostante appunto la sua stazza, e per me lancia un messaggio veramente molto positivo, ovvero tu sei importante, tu sei desiderata, sei bella così come sei, e è una cosa che si ripete più volte all'interno del libro e forse non si ripete mai abbastanza alle ragazze che siano di 50, 100 o 300 kg. Non è il peso a determinare chi sei, non può essere il peso a decidere per te che cosa puoi o non puoi fare, chi sei o chi non puoi essere. Nonostante questa storia lanci comunque un messaggio molto forte di ispirazione per, secondo me, tante ragazze, manca l'altra faccia della medaglia, ovvero il fatto che non è salutare pesare così tanto, perché non si parla semplicemente di essere un po' in sovrappeso. Libby pesava 300 kg a 13 anni, se non sbaglio, ed è una fase che non è per niente salutare, non va assolutamente bene, e io non ho avuto la percezione che si trattasse questo problema all'interno del libro, ma che si pensasse esclusivamente al lato estetico di Libby, nel fatto che lei va bene così com'è, anche se è grassa, anche se è in sovrappeso, non c'è bisogno che perde peso perché si piace così com'è. Ma non si parla del fatto che ha dovuto perdere comunque dei chili, non perché non andasse bene grassa a livello estetico, non perché non potesse piacere grassa, ma perché fa male, porta tanti disturbi alla salute, non è affatto una situazione salutare, appunto, e per me questa cosa non viene minimamente accennata. La condizione di Libby è trattata secondo me in maniera superficiale da questo punto di vista, perché si parla sempre di come viene vista dagli altri, di come lei percepisce il proprio aspetto fisico, di come si sente nel suo corpo, ma non si parla mai del fatto che è una situazione che può portarla a tanti rischi di salute. Parlando di malattia, io ho avuto il forte sentore che la prosopagnosia sia stata utilizzata dall'autrice per caratterizzare un personaggio, per rendere Jack diverso da tutti gli altri e particolare, e non per parlare di un problema, di una malattia reale, poco conosciuta. Una cosa che mi ha dato molto fastidio, perché c'erano i presupposti comunque per far conoscere qualcosa di nuovo alla gente, e per certi versi l'autrice ci è riuscita, perché
il protagonista della storia soffre di questa malattia, ma non si entra mai molto nello specifico ed è veramente un peccato. A un certo punto viene coinvolto anche un centro specialistico per quanto riguarda la prosopagnosia e nonostante questo non la si approfondisce. Il romanzo è incentrato completamente su questi due personaggi, tant'è che la storia è raccontata a capitoli alterni dal punto di vista di Jack e di Libby. Una cosa che a me personalmente è piaciuta tanto, perché mi piace poter avere diversi punti di vista della stessa storia, però allo stesso tempo non mi è piaciuto che i capitoli fossero così brevi, perché non avevo il tempo di immedesimarmi, di capire un personaggio che passavo subito a quello successivo. Mi sarebbe piaciuto scoprire qualcosa di più sulle famiglie di Jack e di Libby, in particolare quella di Jack perché ha due fratelli più piccoli e il fratellino Dusty mi è rimasto proprio nel cuore, quindi mi sarebbe piaciuto vederlo di più assieme a Jack, esplorare un po' di più il loro rapporto che ho trovato veramente molto bello e tenero. Come dicevo all'inizio, questa è una storia che parla anche di bullismo, un tema secondo me molto importante di cui non mi stancherò mai di leggere. In particolare Libby è vittima di bullismo sia da parte dei ragazzi che la prendono in giro dicendo grassona, lardona, che da parte delle ragazze, che è un po' secondo me il bullismo è quello che fa un po' più male perché è a livello proprio psicologico. Nonostante sia abbastanza doloroso per chi magari ha vissuto delle esperienze del genere, penso che sia comunque molto importante, proprio perché c'è un bel messaggio positivo da parte di Libby in questo senso. In certi punti della storia, in particolare quando Libby parla della madre che ha perso, della sua sensazione di vuoto, della paura di scomparire da un momento all'altro, ho avuto un po' l'impressione che non stesse parlando Libby, ma un'altra persona. Cioè mi sembrava un'esperienza talmente vera, diretta e forte, come se un'amica me la stesse raccontando. E non lo so, in diversi punti ho avuto un po' questa impressione e alla fine ho capito il motivo, perché per quanto riguarda l'esperienza del lutto e i problemi, i disturbi alimentari, l'autrice ha attinto dalla propria esperienza personale. E secondo me questa cosa si percepisce all'interno della storia, non sempre, in alcuni tratti secondo me è più forte di altri, però è bello che si sente che venga fuori la personalità e l'esperienza dell'autrice, così come è successo in Raccontami di un giorno perfetto. Un'ultima cosa che non ho proprio digerito di questo libro è che l'autrice ha voluto inserire a forza la storia d'amore, che secondo me non c'entrava assolutamente niente. I capitoli dedicati a questo tema infatti sembrano proprio diversi, un libro a parte rispetto a questo, e mi è dispiaciuto veramente tanto perché mi ha un po' rovinato la lettura. Si tratta comunque di una lettura molto scorrevole, molto piacevole, ci sono dei momenti appunto un po' più intensi, un po' più difficili, sia per quanto riguarda Jack che appunto non riconosce neanche i familiari, un po' appunto questa ansia di scambiare il fratello con qualcun altro a scuola, di non riconoscere la ragazza, e Libby da parte sua viene presa in giro a scuola per il peso, il padre si preoccupa per lei, deve comunque cercare di superare un lutto importante in famiglia, quindi ci sono dei momenti pesanti, ma allo stesso tempo ci sono anche delle scene molto dolci e tenere, al di là appunto della storia d'amore. Nel complesso quindi è una lettura che io vi consiglio, perché la storia mi ha tenuto letteralmente attaccata alle pagine, nonostante ci siano un paio di cose che mi hanno fatto storcere il naso, sono riuscita comunque a godermi la storia. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi L'universo nei tuoi occhi, o se vi incuriosisce, non vi incuriosisce, se avevate letto anche Raccontami di un giorno perfetto, insomma sono curiosa di sapere anche le vostre opinioni al riguardo. Io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!